Ah, con la zona c'è qualcosa. Vado a prendere la pala. Ho trovato soldi. Lui è un massimo esponente di Metal Detector. Aspetta, ma è un pri... Finalmente siamo tornati con i video normali, quindi non nomineremo le cose successe in passato. Prima di essere derubati, abbiamo comprato una cosa. Cos'è? Cos'è però? Voi chiedete. Vado a prenderla, voi intanto lasciate un mi piace. Se non siete iscritti e guardate spesso i nostri video, fatelo, a noi ci aiuta. Se è la prima volta che vedete un nostro video, ciao. Ciao. Piacere, David. Questo è un metal detector, ok? Voi sapete come funziona? No, però in realtà lo volete, ammettetelo. Questa scatola in realtà è vuota, ok? Perché abbiamo già fatto l'unboxing ieri. Parola IDF del passato. Ah, ti hanno dato anche la pala. Certo. Oh, metti giusta cosa. Comunque, sotto in descrizione vi lasciamo il link per andare a vedere sta roba. E ci teniamo a dire che non è sponsorizzato questo video. Sì, non è... No, ma chi vuoi che... Aziende, allora qua, un po' di sponsor. Noi siamo sempre qua, pronti. Non avrei mai pensato in vita mia di ritrovarmi con un metal detector. Adesso in teoria è montato del tutto. Cominciamo con dei test. Ho recuperato le monete e il mio outfit da Jumanji. Adesso direi di cominciare e testare se rileva le monete attraverso questo barattolo. Ah, rileva le monete. La pala. Ah, attenzione. Ah. Bene, dai, abbiamo visto che funziona. Vediamo se rileva i cachi. Non sono ancora maturi, per questo che non funziona. Se ti vedesse adesso il vicino, cosa penserebbe di te? Non penserebbe, sarebbe già al telefono con i carabinieri. Aiuto, c'è un pazzo che guarda i cachi col metal detector. E un cappello da cowboy. E uno che lo filma. Non sbaglio, questa ricerca è a fallimentare. Come ogni nostra cosa. Forse bisogna alzare il discriminatore, tipo quella roba lì. Ora è al massimo. Ah! Qualcosa è rilevato. Dov'è? Ah, quella zona c'è qualcosa. Vado a prendere la pala. Qualcosa c'è, cos'è? Muoviti. Vieni. Sai che il papà ci ucciderà. Scaviamo un buco in giardino. Sì, ma sta pala diciamo che è un po' una merda. Vediamo se è qua. Se è qua. Ma c'è la pala, idiota. Ovvio che vi... Sei un genio, amico. Vediamo se è qua. Grazie. Anche qua c'è qualcosa. Ma è impazzito. Secondo me sta rilevando roba a caso. Basta. Ma basta. La pala, togli quella pala. Faccio cagare a far sta roba io. Ma quella pala. Stai zitto. Ascolta, cambiamo buco. Ma ascolta, ma fa cagare sto coso. Ma sono ovunque. Vabbè, allora o c'è una miniera d'oro qui o io non capisco. Vuoi sapere da quanto è che stiamo registrando? Ah. 40 minuti. Sì, vabbè, ok, se vai in giro così è ovvio che non trovi nulla. Abbiamo cambiato zona perché quella di prima faceva schifo. Come questo metal detector, come questo video, tutto uno schifo, ok? Cioè, ti rendi conto che loro ci hanno donato tutti quei soldi per comprarci l'attrezzatura nuova? Noi gli portiamo un video puzzolente come questo. Cioè... Ragazzi, non è come sembra. Questo doveva essere un video figo. Invece fa schifo, fa cagare. Quello che possiamo fare è cercare un'altra zona. Andiamo sul lago. Cioè, è proprio un tizio strano, fatelo dire. Quel tipo che è passato in macchina mi ha guardato malissimo. Sì, infatti c'è uno con un cappello e un gilet da pirla, uno col metal detector. Ci facciamo riconoscere in giro, diciamo. Volevamo andare in un punto, però ci sono i tipi che fanno le impennate con i motorini e abbiamo paura di essere picchiati, quindi non voglio che mi rubino la merendina, ok? Sì, sì, nelle siepi, bravo. Non funziona sulle feci. Questa è da mettere nella recensione. Attiviamo il metal detector. Vabbè. Ascolta, vai avanti, andiamo vicino all'acqua, per favore. Ah. Dice qualcosa per forza. Dai, oh, per favore, distruggi sto... Aspetta. Ecco cos'era. Un tappo. Dannazione. Vediamo se era questo. Diventeremo milionari adesso grazie a questa cosa. Però almeno ha trovato un tappo. Almeno un tappo. Abbiamo aiutato terra. L'ambiente. Esatto, quindi adesso lo dobbiamo buttare via. Rendiamo utile almeno un minimo questa cosa. Perfetto. Buco ricoperto come nuovo. Adesso direi di cercare tipo qui nella ghiaia vicino al lago. Perché secondo me... No, secondo me niente, dai ragazzi. Un altro tappo, via.
Ecco, oh, l'hai chiamato. Ho trovato soldi. Cosa? Cosa? No, incredibile, incredibile. 20 centesimi, signori, miliardario. Oddio, hai trovato davvero. Ne è valsa la pena, abbiamo guadagnato dei soldi. Ora, titolo: abbiamo trovato dei soldi col metal detector. Beh, milionari, milionari. Finora la spiaggia è stata molto più redditizia di casa nostra, questo c'è da dirlo. È un gancio. Ne è valsa la pena venire qua fino al lago. Chissà cosa sarà. Un altro tappo, ragazzi. Questo più che un episodio di Metal Detector è noi che puliamo le spiagge, perché è veramente una roba assurda. Mi aiuta nelle ricerche. È da circa 10 minuti che stiamo scavando in questo preciso posto. Il metal detector continua a suonare e noi non molliamo. O meglio, io ho già mollato tempo fa e Frederick è convinto che di trovare qualcosa. Basta, io troverò qualcosa, ok? Sì, sì. Eccolo, l'ho trovato. Wow, incredibile, signori. Siete pronti a vedere cos'è? È il coso che apre le lattine. Guarda come ti sei ridotto le mani per trovare sta roba. Intanto abbiamo aiutato l'ambiente. E questo è un grande passo. Ormai è diventata sera. Ci sbarazziamo di tutti i tappi che abbiamo trovato. Ditemi voi quanto può essere strana una persona. Allora, ragazzi, siamo venuti qua fino a Costa Masnaga per provare questo metal detector, siccome non abbiamo trovato nulla e abbiamo una special guest. Ciao, raga! Lui è un massimo esponente di metal detector, sa tutti i posti, tutti i luoghi, e quindi ci ha consigliato di venire qui. Secondo te, qua in zona, per il metal detector, ci sono posti interessanti, tipo dove hanno fatto una guerra e ci sono monete strane? Ma l'hai portato te questo? Potremmo andare al parco di Brenno, però non c'è stata la guerra. Allora no. Raga, qua hanno fatto la famosa guerra delle quattro trincee. Via Capri, quattro, non lo so. Madonna, incredibile. Il muletto. Incredibile. Perché ho la vaga sensazione che stiamo qua un'ora e non troviamo nulla? Minchia, raga, ma seri? Funziona. No, raga, ma io non ci posso credere. Prova. Minchia, adesso sono curioso. Come penso avrete intuito, abbiamo dimenticato la paletta. Ma che figlio di puttana, lo tiro via. No, scusa, anche di là. Tu continua pure a scavare. Seguimi, seguimi. Glielo diciamo che questo metal detector fa schifo e non trova mai niente. No. Lo facciamolo scavare ancora un po'. Ma sembra qua. Sì, sembra lì, sembrava qui, sembrava qui. No, c'è qualcosa qui, dice. Ma ogni volta trappare, io là, se devo scavare. È sempre più avanti di 10 centimetri. Scusami. Secondo me ci prende per il culo. Anche secondo me. Magari è una roba gigante, una cassa gigante. Testo una cosa. Fa schifo sto metal detector. Hai visto? Hai visto? Avete visto? Appena dici che non funziona, suona. L'ha fatto tipo tre volte. Era un rilevatore, così se ti annoi, perché dici ma fa schifo, ma non trova nulla, fa bimbo. Esatto. È fatta apposta. Geniale sta roba. Non c'è un c***o qua. Eccolo. Allora, parliamoci chiaro. All'inizio noi pensavamo che questo fosse un bel video, ok? Cioè l'idea, raga. Cioè, se ci pensate, proviamo il metal detector. Cioè, figo, quanto pare fa schifo invece, perché non si trova niente. Ma vedi? Ma l'avete visto? Ho detto non si trova niente, ha suonato. È fatto apposta. Oh! Io mi sto un po' rompendo le palle. Ah, io no. Mettiamola così. Ma voi volete fare una roba che si trova qualcosa o no? O lo fate chiudere di merda? Voi cosa dite? Se doveste prevedere. Secondo me lì, al margine del fiume, trovi tante belle robe. Ma chi vuoi che vada lì? Ah, perché magari la corrente porta lì i sedimenti. Esatto, avrò pensato proprio a quello. Dai, che forse troviamo qualcosa. Cos'è? La scatoletta di tonno. Noi praticamente in questo video stiamo ripulendo l'ambiente. Noi siamo gli ecologisti. Esatto. Qua secondo me c'è tipo il Titanic sotto. Dai suoni che fa, cioè. David, fai vedere che c'abbiamo il pubblico. Certo che ho scelto proprio l'outfit migliore. Oh, è gigante, eh. Prova a sentire. Prova a mettere le mani nella merda. Minchia, David, prova. Aspetta, stai ferma. Ma è possibile che andiamo in giro a cercare queste cose? Non puoi venderlo questo, Fred. Tutto questo casino per quello. Aspetta, ma è un pri...
Raga, mi sa che è un proiettile, un bossolo lì, come cazzo è chiama? Davvero un proiettile? Hai trovato un proiettile? Pazzesco! Abbiamo trovato qualcosa! Incredibile! Bussolotto del proiettile, no? Sì! Minchia, grosso pure! E le quattro trincee erano qua! Erano qua, prendo! Minchia, bravo, veramente! Abbiamo trovato qualcosa! Le nostre ricerche si concludono qui perché abbiamo fatto abbastanza, direi. Abbiamo trovato questo, che è un raro, rarissimo pezzo di scudo della grande guerra delle quattro trincee. Una scatoletta di tonno Rio Mare. Poi, questo, direi che non ci sono parole per descriverlo. Valore inestimabile. E infine, questo, che dalla regia mi dicono è tipo un bossolo di proiettile. Bossolo o bussolo? Bussolo, bassolo. È un bossolo, ma tipo non possono esplodere queste cose. No, quello lì è già esploso, credo. Vero, è esploso questo. E niente, speriamo che queste ricerche vi siano piaciute. In tal caso lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie. E noi ringraziamo anche il nostro grandissimo... Prego. Il grandissimo esperto di Metal Detector. Non sa cosa fare. Sì, ci vuoi in mano la telecamera, raga. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.